Davide Cassani, le Olimpiadi si avvicinano, oggi siamo qui a Roma nella sala giunta del CONI, presentazione della maglia Castelli, della Bodi e della maglia azzurra dei corridori della nazionale dell'Italia e parliamo quindi di Olimpiadi, come vanno i ragionamenti, le riflessioni su quelli che saranno gli uomini della strada. Dopo il giro hai fatto già un primo punto, come vanno i ragionamenti? Vanno bene, ho una rosa di corridori, da questa rosa devo sceglierne 5 e dal momento che ho ancora alcune settimane in cui posso confrontarmi con i ragazzi, penso che riusciremo come sempre a trovare la squadra migliore per affrontare una corsa complicata come i giochi olimpici. Sei sempre, Davide, sempre stato molto meticoloso, molto attento, ragioni molto appunto su delle decisioni, quindi figuriamoci e immaginiamo quanto possa essere anche delicato e quindi ti possa sentire anche appunto coinvolto pienamente nel decidere poi 5 nomi. E sappiamo che Vincenzo Nibali, dopo il giro, ci hai parlato e ha destato anche un po' di scalpore, le critiche sono arrivate, Cipollini per prendere un nome a caso, insomma, si è un po' Ma sfogato. vorrei Come si può sapere, ma lasciare le Nibali? critiche per cosa sono? Teoricamente sul fatto che avresti messo in discussione un campione che, benché in difficoltà, un campione come Vincenzo Nibali, questo voglio dire sostanzialmente. Però Posso rimando, voglio dire. sorridere, perché 5 anni fa Vincenzo vinse il Giro d'Italia e abbiamo insieme fatto la squadra per vincere le Olimpiadi e non l'abbiamo vinto perché Vincenzo è caduto. È stata una squadra fantastica. Io non posso, dopo il Giro d'Italia, decidere, i 5 per le Olimpiadi. Io con Vincenzo ho parlato e continuo a parlare con Vincenzo. Il fatto che qualcuno possa dire che io lascio a casa Vincenzo Nibali, io vorrei sapere, cioè. Diciamo più che lasciare a casa il mettere in Ma discussione, mettere in benché ovviamente discussione, ci sia. ma è lo stesso Vincenzo Nibali che alla fine si mette in discussione. Alla fine io con Vincenzo ho un rapporto talmente di fiducia, così come ho con tutti gli altri, che alla fine si decide qual è la squadra migliore per andare a Tokyo. E quindi con Vincenzo ci siamo parlati e continuiamo a parlarci, quindi non Come è. stanno andando, diciamo, allora, Ma questi stanno feedback dopo il giro? andando Come bene, sta ma Vincenzo? alla fine comunque uno non può, dopo un Giro d'Italia, dire questi sono i 5 e questi. C'è una rosa di corridori, ma ripeto, noi il problema è questo, il vantaggio è questo, che dobbiamo creare la squadra migliore per andare a Tokyo. Domanda, non pensi però che Vincenzo anche al 30%, al 40%, chiaramente magari non per vincere, ma magari per essere la spalla a Damiano Caruso, possa essere una presenza importante per la squadra, Allora, per la. sono decisioni che vanno prese proprio ragionando le cose, cioè, questo qui me l'ha insegnato Alfredo, non è che me l'ha insegnato chissà chi, è stato insegnato a insegnarmi questo. Penso che la cosa migliore sia confrontarsi, punto e basta, alla fine. E quindi alla fine, no, penso che si prende, io sono il commissario tecnico, devo prendere le decisioni, però se vai a vedere le nazionali degli ultimi anni, le nazionali sono sempre state squadra, sempre. E quindi alla fine lo sarà anche quest'anno. Quindi Vincenzo, c'è un rapporto talmente di fiducia e talmente di stima che alla fine i problemi non ci sono. Al momento, l'ultimissima cosa, diciamo, le azioni Nibali, per dirle così, dopo il giro c'era, quindi diciamo, erano un po' a ribasso, perché chiaramente è vero che ha fatto un giro, Ma insomma, allora, complicato e io difficile. Sentendolo tutti i giorni. ho letto le dichiarazioni di Nibali 2 giorni prima della fine del giro, ho detto, quando gli hanno parlato questo, ho detto, bisogna capire se sarò in grado di fare le Olimpiadi. Ma alla fine, ripeto, Nibali è una persona, è un campione, è una persona, soprattutto un uomo intelligente. E quindi alla fine è facile parlare con Vincenzo Nibali. Quindi alla Quindi fine. secondo te è lui che potrebbe Ma anche fare lui, un no, passo sono io indietro? che decido alla fine. Però alla fine, ripeto, no? Cioè, alla fine c'è da creare una squadra. E poi alla fine sono 5 corridori. Il rispetto, no? Va nei confronti di chi andrà a Tokyo, nei confronti degli italiani. Ma ti hanno sorpreso quindi, non queste critiche, cioè alcuni casi sì critiche, però ti ha sorpreso quindi questo clamore, diciamo, che è No, ma venuto fuori dalla. cioè, quello che mi sorprende è che
si parli di qualcosa quando non è ancora stata presa alcuna decisione. Ma ripeto, ma la cosa più importante, ma proprio con tutti quei 7-8 corridori che sono in lista per una maglia per Tokyo, la cosa importante è costruire la squadra, ripeto, costruire una squadra, perché alla fine è questo che bisogna fare. È una squadra che avrà in Damiano Caruso. Una squadra pare, che, insomma, la squadra che si deciderà al momento come correrà, quindi alla fine noi non sappiamo neanche ancora con chi andremo, e quindi quando si parla di questo, quest'altro, ripeto, dato che sono il commissario tecnico e ho la possibilità e la fortuna di avere un confronto con i miei ragazzi, penso che sia la cosa tranquilla è questa, appunto. Confermi quindi comunque che i 5 nomi verranno dati al campionato italiano nel weekend? No, non lo confermo, no? Nel senso che adesso quindi vedremo. Ci potrebbero essere dei più. Cioè, dobbiamo scegliere la strategia migliore per andare a Tokyo nel miglior modo possibile. Punto. Ma i nomi sei obbligato a darli entro un termine, ovviamente. Sono obbligato a darli, quindi, ma posso darli anche ai primi giorni di luglio. Quindi diciamo che potrebbe esserci comunque una, a differenza di quanto inizialmente pensato. Valuto in base a come stanno i corridori, ripeto, l'importante sono loro, non sono. Chiaro. Quindi avendo più tempo, magari più giorni, magari oltre diciamo l'italiano, quindi oltre il 20 giugno, magari potrai avere delle risposte, ripeto, che ancora non hai. Ripeto, certe cose le so io e le sanno i miei ragazzi. E quindi gli altri possono estrapolare, possono dire quello che vogliono, per l'amor di Dio. Uno può assolutamente dire tutto quello che vuole, perché alla fine è giusto così, però ripeto, però certe cose le so io e le sanno i miei ragazzi, non le sanno altri. Ti ringrazio Davide, allora alla prossima occasione e buona fortuna.